Ciao amici di Italia Top Games, sono alla disperata ricerca di vittorie per non scendere in divisione 4. Questo giocatore non ho visto in che livello sta davvero, mi ero distratto un attimo con il cellulare. Comunque non ci interessa, noi dobbiamo vincere e basta, non possiamo fare nessun tipo di calcolo, non possiamo fare nulla. Io tengo Romario dentro e che con Forlan ancora non mi ci riesco a trovare particolarmente. Tutto ok, ragazzi, è il momento di vincere, non si può fare altro, devo fare 3 vittorie. Però io già lottare ancora per la salvezza dopo un inizio devastante, proprio pessimo, con 2 pareggi che devono essere 2 vittorie. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Eccolo. Non riesce a pensa al Noia dice di no. Ragazzi, su, E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Dai avversario, qui la tensione è già elevatissima, mi fermi pure. Non si può vedere l'avversario com'è. Intervento fondamentale. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. C'è l'opportunità per il contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Prova a darla profonda, nello spazio. Ci prova con un pallone profondo. So! Milinkovic-Savic. Çalhanoğlu. Buona occasione per Alexander Pato. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Tadic. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Kimmich. Allarga il gioco a destra. Tadic. Pato, prova il tiro. Cercano l'azione veloce. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. No, ritardo di comando però, ragazzi. Opportunità di ripartire. Pallone interessante, in verticale. Grande Raul. Non riesce a vincere il 2. Qui deve tirare. E arriva il primo della giornata. Ed è il primo gol della gara. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. E il risultato si sblocca, 1-0. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Pato. Vede lo scatto e cerca la profondità. Gioca con un pallone lungo. Errore qui, pallone sprecato. Çalhanoğlu. Pato. Cerca lo spunto. Si avvicina alla porta. Sceglie di andare per vie verticali. Occasione per il contropiede. La gioca in profondità. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo.
prova a darla profonda nello spazio. Hanno già riconquistato palla. Si è inserito alle spalle del marcatore. C'è il retropassaggio. Milinkovic-Savic ha messo alla prova il portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Ecco Romario. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. Tadic. La giocano rapida, nello stretto. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Non si tira indietro e conquista il pallone. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Pato. Occhio. Alessandro. E il portiere dice di no. Ma è stata una grande parata. Non era facile. Il tiro era davvero potente. Quanto è dura, ragazzi. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Milinkovic-Savic. Tadic. Lancio lungo e alto. Può tentare la conclusione. E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Il compagno l'ha messo in ottima posizione con un passaggio da manuale. Milinkovic-Savic. Avanzano con una intricata rete di passaggi. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. È riuscito a passare. Pronto, è un grande riflesso qui. Altra occasione. E ancora. Aveva spazio davanti alla porta, grande occasione fallita. Non ha segnato, ma bisogna prendere atto del suo opportunismo. Capire dove va a finire una palla vagante è un talento prezioso in questo sport. Ci prova con un pallone profondo. Può andare, può concludere. Becca l'estremo difensore. Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire. Primo tempo che si conclude dunque qui. Come ti sono sembrati questi 45 minuti? Si trova in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. I due allenatori schierano di nuovo in campo le stesse formazioni. Pallone interessante, la toglie dalla porta. Errore qui, pallone sprecato. Se ne va. Grazie di esistere. Ottiene un buon calcio di punizione. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Kimpembe. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Çalhanoğlu prova a darla profonda nello spazio. Recuperano il possesso del pallone. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. Ancora una volta la difesa non regala niente. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Çalhanoğlu si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Kimpembe prova a fare tutto da solo. Milinkovic-Savic. Çalhanoğlu. Qui c'è. Möller dice di no. Rinnega la gioia del gol. Che parata! Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Un palo clamoroso!
ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Tadic. C'è spazio, occhio! Neuer dice di no. Va su rimbalzo. Poi se si sbagliava un gol del genere, facile facile. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Forza, vai Rakitic, dai. E basta. Per il momento basta. Substitution. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Rakitic avrà il comp... Romario! Çalhanoğlu. Ottima progressione, palla al piede. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. Ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto. Esatto, Fabio. Nasconde il pallone all'avversario con una magia. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Tenta l'affondo sulla destra. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Ah, per loro? Ah. Occasione da rete! Palla intercettata. Sceglie di andare per vie verticali. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. No. Occhio al... Neuer dice di no. Alessandro palla in fondo alla rete. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che ha davanti. E sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Ci prova con un pallone profondo. Non si passa! Casemiro. Provano a partire in velocità. Grande prova di forza. Romario. Cross in arrivo. No. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Ecco un'occasione di contropiede. Guadagna metri. Alexandre Pato. Qui deve tirare. Palo. Un passaggio deleterio. Lo sposta di peso e gliela porta via. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. E passa! Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Pallone interessante, in verticale. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. E la difesa dice di no. Vede lo scatto e cerca la profondità. Casemiro. Palla filtrante per Messi. Qui cerca il tiro. Sì! E c'è! È dentro! Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare!
questo, ragazzi. Romario è stato massima. Molto bravo. I passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. No. Può essere il gol di Alessandro Pato. Ma dai, ma che hanno fatto? Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. È uscito vittorioso da questo duello. Non, credo, non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. E sono due. Oggi non si ferma più. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Sceglie di andare per vie verticali. Splendida reazione del portiere. Si esprime in un buon intervento. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Allontana la minaccia. Çalhanoğlu. E trova il compagno. Tadic. Tadic. Ottima idea, pessima esecuzione. Ha cercato di sfruttare l'elemento sorpresa, ma non ha colpito bene il pallone. Tadic. Io, ragazzi, per questa partita non ho parole. Sono arrivati davvero a un centimetro dalla salvezza. Che brutto retrocedere. No, così. Non ho parole. Luca, per che ne pensi della partita di oggi? Davvero, ci hanno provato meglio fino che alla non fine, mi esprima, fa... guarda. Cioè, il 3-3, commentatemelo voi. Ecco, facciamo così, commentatelo voi che è meglio. Eccolo qua. E ragazzi, all'ottava, niente. Siamo retrocessi in divisione 4. E ci riproviamo subito, ricominciamo da qui, facciamoci subito una partita per vedere di riprenderci. Sono rimasto, cioè, tanto quasi sicuramente sarei stato retrocesso lo stesso, però una partita assurda, una partita assurda, il 3-3, cioè, vabbè, rispetto, meglio che non parli. Però, cioè, dopo il giocatore aveva giocato benissimo, aveva avuto un sacco di pali, non è pazzesco il pareggio, cioè anzi forse ai punti meritava più lui, ma quel 3-3 non si racconta, cioè avevo tutti i giocatori bassi, avete visto, difesa totale, doppia attacca indietro. Vabbè, si riparte in divisione 4 e ci si riprova a risalire, ci si riprova senza paura. Che incontriamo? Vabbè, cominciamo bene, in divisione 4 prendiamo un giocatore di divisione 1, benissimo, benissimo così. Poi un Twitcher, magari sta facendo un video live e invece lo presenterò fra qualche giorno. Bene, come umano questo gioco. Vabbè, vediamo che succede, cerchiamo di fare il possibile. Hello, attendees. This is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. Che squadra c'ha lui? Navas, Rudiger, Puyol, Spiguet, signora squadra, Neymar pure. Vabbè, ragazzi, vediamo che succede. Mettiamo subito un attacchetto in basso, subito. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso Becker. Concludere un signor gol.
Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico! E la partita inizia alla grande, subito gol. Vede lo scatto e cerca la profondità. Cerca un'azione veloce. Messi si spinge davanti sulla destra. Se ne va. Fa sportellate con il suo marcatore. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. Neymar. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Giochetti, se li può permettere lui. Neymar, passaggio sulla destra. Passaggio filtrante per Müller. Incornata! Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Forse avrebbe potuto calciare meglio, Fabio. Da quella posizione almeno la porta la devi prendere. Passaggio filtrante per Müller. Roberto Carlos prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Messi prova a darla profonda nello spazio. Ecco un'occasione di contropiede. Beckham. Bravo. Mi sembra che abbiano deciso di adottare una disposizione in campo più accorta. Sono più bassi, più compatti. Vogliono evitare rischi. Che pallone gli ha dato! Occhio al tiro! Palla in fondo alla rete! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Fa tutto di più. Non so proprio come. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol! Che gol, Fabio! È rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. 2-0 dunque. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Intervento fondamentale. La gioca in profondità. Difende con tutto il peso del corpo e disottrae il controllo del pallone. Sceglie di andare per vie verticali. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Ci prova con un pallone profondo. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Pallone interessante, in verticale. E sì, trova la rete! E qui fanno vedere tutto il loro potenziale in contropiede. La tipica azione di questa squadra. Sono partiti velocissimi in contropiede con un cambio di passo devastante. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. Qui può partire il contropiede. Raul. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Ci prova con un pallone profondo. Intercetta il passaggio. Pericolo. Vieira. C'è l'opportunità per il contropiede. Vinicius Junior. Un contrasto di cui avevano bisogno. Ne sono usciti indenni. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica. Doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Cerca il tiro. Buon rete. È uscito vittorioso da questo duello. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. La rete ha davvero spostato l'equilibrio della gara. Romario! Ha colpito molto bene il pallone qui.
sbroglia solo, ci prova. Che tira ha fatto? Conclusione sul fondo. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a verticalizzare. Allontana il pallone. Non riesce a vincere il duello fisico. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Casemiro prova a darla profonda nello spazio. Occasione per il contropiede. Azpilicueta. Vinicius Junior. Neymar fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Opportunità di ripartire. Sceglie di andare per vie verticali. No, che risoluzione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Provano a partire in velocità. È riuscito a passare. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Che vuoi cambiare? Il secondo tempo è cominciato. Devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà gli avversari, ma soprattutto per riprendere fiducia loro. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara. Se vogliono dare una svolta, devono farlo adesso. Ruba palla in modo magistrale. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Errore qui, pallone sprecato. Neymar. La Juventus recupera la palla e si prepara a reimpostare. Beckham ci prova con la... Neuer dice di no, gli nega la gioia del gol. Che parata! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Calcio d'angolo battuto corto. Prova il cross tagliato. Pericolo. Pericolo sventato. Adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Prova Müller. Neymar. Da lì può segnare. Scodellaci. Qui cercherà il tiro. Non si fermano più, ancora a segno. Io esco. Tre gol di vantaggio. Tanto, si spegne la luce per gli avversari. E provo a fare un'altra con un avversario un po' più umano. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Usciamo, usciamo. Un avversario più umano. Vabbè, cominciamo bene la divisione 4. Vabbè, vediamo, speriamo in un avversario più umano. Avversario livello 1. Vediamo, vediamo. Quante delusioni oggi. Possono anche bastare, direi, no? Che dite? Ok, vediamo un po' chi è l'avversario. Ah, livello 6. Forse qualche possibilità ce l'ho a questo giro. Forse, è detto... Però giocare con gli avversari tosti serve comunque per capire cosa puoi cercare di fare per trattenerli. Non è che ci riesci, però certe cose le vedevo dove sbagliavo, dove potevo fare meglio. A volte ci riuscivo, a volte no. Comunque,
Adesso vediamo di fare i primi tre punti in questa divisione 4, se no. Se no mi gira male proprio, ma proprio. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Ragazzi, le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. La partita è già cominciata. Per quanto riguarda il ruolo del terzino, si può quasi dividere la storia in avanti e dopo Roberto Carlos. Sai Fabio che sono d'accordo, ha reinventato la posizione, diventando quasi un attaccante aggiunto. E vedremo se ci delizierà con una delle sue proverbiali discese sulla fascia anche oggi. Fa sportellate con il suo marcatore. Cerca l'uomo là davanti. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Calcio di punizione per il Napoli. Pedri. Osimhen. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Vede lo scatto e cerca la profondità. Osimhen ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Prova a darla profonda nello spazio. Bello. Osimhen ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Vabbè. Leno. Sceglie di andare per vie verticali. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti. Prova la conclusione. Palla che torna nella zona del portiere. Niente di fatto, azione interrotta. Romario è fuori gioco. Dai ragazzi, su. Juan Jesus. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Ecco un'occasione di contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Aia. Neuer dice di no. Perché non l'hai presa subito? Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Allarga il gioco a destra. Locatelli tenta l'affondo sulla destra. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Errore qui, pallone sprecato. Qui può partire il contropiede. Raul. Osimhen ci prova con un pallone profondo. Pericolo. Lancio lungo del portiere. C'è l'opportunità per il contropiede. Guadagna. Bella parata di Leno. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio.
Locatelli. Da lì può segnare. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Prova a darla profonda, nello spazio. Concesso il tiro della bandierina. Tosta sta partita, tosta, tutt'altro che scontata. Calcio di punizione per il Napoli. La palla lunga in avanti, capisce tutto, interviene con sicurezza. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Osimhen, un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione e passa, pronto, riesce a toccarla. Si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. Ha provato a fare tutto da solo e c'era quasi riuscito. Tutto perfetto, a parte la conclusione. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Calcio di punizione per il Napoli. Non sta fischiando pure. Una munizione pure. Che non sorprende più di tanto. Pure. Tasto X, non è che fa. Kimpembe. There will be 1 minute added time. Costruiscono la manovra con sicurezza. Gioca una palla lunga. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ha spazio sulla fascia. Se ne va. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Che partita, nessuna ragazzi. Delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Allora, io credo che come prima cosa nel secondo tempo dovranno migliorare la precisione nei passaggi. Troppi errori si sono visti finora. Il calcio è un gioco di squadra. Puoi avere anche i migliori fuoriclasse del dribbling, ma il pallone deve girare. Vedrai che il mister terrà un bel discorsetto per provare ad oliare i meccanismi. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Son! E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Persa, brutta giocata. Cafu. Ed ecco il cross. Riesce ad intercettare. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Siamo ben oltre la metà della partita, risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Sceglie di andare per vie verticali. È libero di creare pericolo. Mamma mia, che pallaccia rischiosa. Vede lo scatto e cerca la profondità. Sulla destra. Locatelli. Occhio, può andare. Quanto è bravo in difesa questo ragazzo. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco.
C'è Messi? Che intensità, ragazzi. Avanzano con una intricata rete di passaggi. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Son Heung-min si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Juan Jesus. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio è riuscito. Passaggio in avanti nello spazio. Roberto Carlos. Prova a darla profonda nello spazio. Lancia il compagno in profondità. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Osimhen. È riuscito a passare. Occhio al tiro. Conclusione sul fondo. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Che partita, bella, bella. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Ci prova con un pallone profondo. Raul ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. Punizione interessante, le opzioni a disposizione sono tante. Seguiamola da vicino. Da specialista dei calci piazzati qual è? Messi. Bella parata! È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Secondo me dovrebbero provare a sfruttare di più le corsie laterali. Riceve in ottima posizione. Errore qui, pallone sprecato. Decide di giocarla in profondità. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così in cui Messi! Quanta molto densità. Buon dribbling, tiro rivedibile. Con la palla tra i piedi è pericolosissimo. I difensori devono tenerlo sotto osservazione o li punirà. Va di testa! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare. Osimhen. Difficile prevedere che qualcosa possa sbloccare questo risultato di 0-0 di qui alla fine. Le squadre si sono equivalse e soprattutto le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi avversari. Rafael Leao e sbaglia completamente il suggerimento. La palla viene rigiocata verso l'interno. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo o forse il colpo di fortuna decisivo. Beh, questo è un passaggio quanto... Raul, attenzione! Che palla che va a finire in calcio d'angolo. Che mi sono mangiato. Io e sulla palla mi trovo i compagni aspettano e giocatore in difesa ma scarsi in attacco. Molta modestia. E... ci mette la testa! E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Stanno temporeggiando troppo. Hanno bisogno di guadagnare campo. Osimhen a sinistra con il passaggio. Riceve la palla. Pallone interessante, in verticale. Prova a darla profonda, nello spazio. Si avvicina alla porta. Romario. E di nuovo, altra occasione. Non c'è più tempo, perso. Finisce qui. E vabbè, ragazzi, giornata bella partita, complimenti all'avversario. Spero che segua Italia Top Games, perché devo fare i complimenti. Altro che divisione 6. Vabbè, ci fermiamo qui col primo punto.
in divisione 4 è stata durissima, riuscire a fare il primo punto, ma forza, cercherò di migliorare alle prossime partite.